Davvero il Moscati è uno dei tre o quattro migliori ospedali di tutta la regione Campania. C'è da essere orgogliosi, orgogliosi. E più troviamo qualità umana e professionale, più ovviamente siamo impegnati a investire risorse nelle nuove tecnologie e nelle strutture. Il presidente della regione elogia il modello Moscati, arriva ad Avellino per l'avvio di due importanti e nuove attività, la chirurgia robotica d'avanguardia e il centro sperimentale in ambito onco-ematologico. Ringrazia il personale tutto per l'impegno profuso durante la pandemia nonostante le carenze d'organico e lo scippo sui fondi, ma continua a chiedere rigore sul caso Landolfi, non le manda a dire. Quando nei territori qualcuno comincia a fare demagogia, i comitati, i sottocomitati, le palle, le pippe, queste scemenze che si fanno ai territori, non capiscono che siamo sotto controllo, che se abbiamo come avevamo 40 strutture complesse in più, non accettabili, se abbiamo punti nascita che hanno meno di 400 parti e la regione ha una, due, tre diffide e dopo la terza diffida ci bloccano i finanziamenti, ci vuole tanto a capire che non è tempo di demagogia. Premesso che non mi fa né caldo né freddo, noi faremo quello che dobbiamo fare, non è che i comitati, i controcomitati, ve la piangete voi qui, i consigli di regione. Il robot è stato un impegno molto grosso, non è stata una decisione semplice, perché per prendere un impegno economico del genere, che non è solo l'acquisto ma anche il mantenimento, bisogna essere sicuri di avere i professionisti giusti, e noi ce li abbiamo. Abbiamo i professionisti che hanno esperienza di chirurgia robotica, il centro di sperimentazioni cliniche, il futuro della sanità pubblica, se voi leggete tra le righe del PNRR, è legato anche allo sviluppo della ricerca clinica all'interno delle strutture assistenziali, quindi degli ospedali. Noi abbiamo cercato di anticipare questo concetto, facciamo circa 45, non mi ricordo, trial clinici, partecipiamo a 40, una quarantina di trial clinici, soprattutto in ambito ematologico e in ambito oncologico. Difatti poi abbiamo una disponibilità di farmaci, questo è anche un vantaggio per i pazienti che trattiamo, perché abbiamo una grossa disponibilità di farmaci sperimentali.